Dissapori. 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 L'amore non corrisposto è sempre amore. Quarantaquattresima puntata in fila per sei con Resto di Due. Dopo più di tre anni di messa in onda di Dissapori, gli sceneggiatori si sono resi conto che non ci hanno ancora ficcato dentro un cuoco. Hanno deciso quindi di correre ai ripari. Bravo. Posso entrare? Michelon, che piacere rivederti, entra pure. Come stai, Gordon? Bene, direi, il ristorante sta andando alla grande. Sento che stai preparando qualcosa di buono. Ravioli al cervo mantecato su un letto d'insalata finocchia, cumino e prezzemolo. Facilissimi da preparare. Per prima cosa si deve stendere un bel po' di pasta fresca. Nel frattempo avremo intanto impastato il ripieno di ricotta fresca, spinaci e zenzero. Aspetta un secondo, non staremo mica dando una ricetta per acchiappare più audience. Ma no, figurati, Michelon. Questi sono solo mezzucci da televisione italiana. Pensavo fossi interessato alla preparazione del cervo che va sbollentato per eliminare il grasso, marinato in aglio, limone, rosmarino e poi cotto in padella con una noce di burro ed erba cipollina. Sì, indubbiamente, però mi sento un po' a disagio a parlare di queste cose qua. Sai, dopo anni che non ci vediamo. Michelon, ora che ci siamo finalmente incontrati, ci tengo a chiarirlo proprio qui, con questo coltello da cucina di 25 centimetri in mano. Il fatto che tua sorella mi abbia lasciato mi ha fatto soffrire, ma non ce l'ho con te. Meno male, non deve essere facile accettare di venire mollati sull'altare. Già, specie quando sei un prete. Ancora oggi non riesco a capacitarmi di come mi sia venuto in mente di salire in piedi sull'altare mentre dicevi messa e mollarti lì davanti a tutti. Non ci pensare, Michael, ho un'acqua passata. Eccola, chef. Grazie, aiuto cuoco. L'acqua passata è essenziale per dare morbidezza al cervo. Ora l'aggiungo durante la cottura. Insomma, questa tua nuova vita ti piace, Gordon? Sì, non me la sono presa quando il vescovo mi ha cacciato perché ho scoperto che me la facevo con tua sorella e la tradivo con la nazionale senegalese di football americano. Mi sono rimboccato le maniche ed eccomi qua, chef pluristellato e famoso in tutto il mondo. Ma non dimenticherò mai ciò che ero prima. È per questo che di là c'è tutta la nazionale senegalese di football americano a cena? Ovviamente, ma non solo. Quando servivo nostro signore come prete, io aiutavo i poveri, gestivo la mensa dei barboni, organizzavo aste di beneficenza, raccoglievo fondi per i nuovi pneumatici antinieve del SUV del vescovo. Mi davo da fare, insomma. Sì, me lo ricordo. Quindi hai deciso di ricominciare? Molto di più. Vedi, prima di diventare chef ho studiato in giro per il mondo e mi sono dato molto da fare. E dopo alcuni anni ho finalmente messo a punto un sistema che può rivoluzionare il mondo. Davvero? È per quello che mi hai cercato? Esatto, Michelon. Da quando sei capo Cosazione di Aggeggiamento, sei diventato praticamente il braccio destro del consiglio di Cosazione dell'azienda. Cos'è? Forse tu mi puoi aiutare. Cosa ti serve di preciso? Fondi. Sto fondendo, chef, ma questo gorgonzola non vuole saperne di spogliarsi. E allora prova con le sottilette. Dunque, Michelon, dicevamo. Ti avevo chiesto cosa ti serve, Gordon. Ah, sì. Ho bisogno dell'azienda. Ho elaborato una nuova ricetta incredibile grazie alla quale sfameremo il mondo. Spiegati meglio. Ho trovato il modo di trasformare il letame per ricavarne pane. Ti rendi conto? Ma è incredibile. È una cosa sensazionale. Insomma. Milioni di persone potrebbero avere cibo a sufficienza. Appunto, per quello ho bisogno dell'azienda. Questa ricetta è preziosissima e qualcuno potrebbe volersene impadronire. So per certo che il perfido Lionel Lerni mi sta col fiato sul collo. È per quello che ho bisogno di voi. Mi serve un laboratorio segreto dove ultimare la mia ricetta al riparo da spie e pericoli. E poi finalmente riuscirò a sfamare il mondo con letame. Allora, posso contare su di te? Ma vaffanculo, stronzo. Ma no! Michelon deciderà di aiutare Gordon? No, e riuscirà Gordon a completare la ricetta che trasforma il letame in pane? Lo scoprirai nella prossima scientifica puntata di Dissapori che si intitolerà... Pan di stalle. No. Ma che poi sono dei biscotti, non c'entra niente. No, ma io non lo so, ma perché? Adesso gli ho preso il trip delle parolacce a Maccio, fantastico. No, ma poi è sempre colpa di Fabio, comunque si sa. Cioè, è sempre colpa.